E siamo qui con Abubakar Soumahoro, sindacalista e attivista sociale, noto appunto per la famosa marcia dopo l'uccisione di un bracciante in Calabria. Cosa vorrei farle la prima domanda: perché stiamo perdendo il diritto di essere umani, che era anche il titolo del suo panel? Stiamo perdendo questa dimensione perché c'è un modello economico che in qualche modo ci sta sempre più spogliando da quella dimensione. E perché c'è la sensazione, o comunque in realtà è vero, perché non viene rispettata né la nostra Costituzione quando parla di diritti civili e diritti umani e neanche le convenzioni internazionali che sono numerose? Io penso al principio di non respingimento, no? Che è l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Come mai c'è questa lacuna, diciamo, nell'applicazione del diritto internazionale? Perché si è perso il senso, in particolar modo, dei valori che sono alla base della Costituzione nostra e anche alla base anche di quelle dichiarazioni internazionali, convenzioni internazionali che del resto che sono stati praticamente assunti anche dalla stessa Italia, no? Quindi ratificate dall'Italia. Bisogna ritornare a riconsiderare tutti questi valori, tutte queste dimensioni. Ecco, lei durante il suo intervento ha parlato di coscienza collettiva, cioè questo bisogno di ricreare una coscienza collettiva proprio per, come ha detto lei, cambiare il paradigma che viviamo tutti i giorni. Com'è possibile, secondo lei, anche proprio nel concreto? C'è la possibilità di fare questo se riusciamo ad analizzare quello che in qualche modo ci circonda, cioè il nostro contesto attuale. Quando penso, ecco, al lavoro che state facendo, la passione, la determinazione con la quale la state portando avanti, che pone la necessità di raccontare una realtà che spesso non viene raccontata, ovvero viene anche falsificata, quindi a partire anche dal vostro lavoro, quindi coraggio. Ogni giorno vediamo sulle televisioni o leggiamo sui giornali personaggi pubblici che esprimono pareri sull'immigrazione molto forti, con toni disprezzanti, e passano all'opinione pubblica, e invece che essere criticati passano da eroi quasi. Com'è possibile tutto ciò? L'Italia è veramente diventata un paese razzista? Ma in realtà non possiamo dire che l'Italia è diventato un paese razzista, possiamo casomai dire che ci sono fenomeni di natura razzista in Italia, quindi di conseguenza la possibilità di poter raccontare anche tutto quello che è, non può essere sintetizzato in questi messaggi. Ma l'integrazione è veramente un problema, perché adesso io non sento una differenza culturale fra me e lei qui davanti. Perché c'è questo problema dell'integrazione? Probabilmente giova a qualcuno. Ah, ok, infatti una delle domande era: il ministro Salvini può veramente influenzare l'opinione pubblica e fomentare l'odio, secondo lei? Ma quando dico qualcuno intendo anche tutti quelli che si sono in particolar modo alternati nel corso di questi ultimi anni. Certo. E quindi noi dobbiamo cercare di portare avanti questo messaggio quando... Ci possiamo dare lei tu? Sì, certo. Questo messaggio che insomma rappresentavi adesso, penso che dobbiamo riuscire insieme a rafforzare questa dimensione, e lì ci renderemo conto che non è fatto soltanto di quel tipo di messaggio che portano avanti. Ok, grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro.